Guardando la lunga fila di congolesi verso il villaggio di destinazione delle lampade solari nel video che ci hanno inviato, non possiamo non ricordare il lungo cammino che anche noi abbiamo percorso per questo progetto. Sono passati quasi 3 anni da quando nacque l'idea della collaborazione dei Lions con Expo per lo sviluppo di uno dei suoi temi, energia per la vita, attraverso un progetto pilota che assicurasse un accesso all'energia ai paesi in via di sviluppo. Quasi 2 miliardi di persone non hanno energia elettrica. Prima la ricerca di una immagine logo del progetto, sviluppata da un amico disegnatore di Urania, poi un sottotitolo, caro alle nostre letture fantascientifiche giovanili, The Mightiest Machine, la macchina più potente, il Sole, di John W. Campbell. La prima applicazione su cui ci siamo concentrati è stata una lampada solare a LED presentata dai Lions olandesi alla conferenza euroafricana, successivamente sviluppata in un prodotto più completo per consentire anche la ricarica delle batterie dei cellulari, unico mezzo di comunicazione nei paesi in cui il nostro progetto è rivolto. Solo nell'Africa subsahariana si contano 700 milioni di telefonini. Una giornata al sole del prodotto consente di illuminare tra 9 e 45 ore con 3 diverse intensità di luce. La rete dei Lions, 1.350.000 volontari in 206 paesi, ci ha consentito di trovare non solo questa prima applicazione, ma ci ha fornito anche, attraverso la fondazione LCIF, la modalità di azione, il programma di assistenza internazionale. Esso prevede interventi nel sud del mondo, attraverso la collaborazione di Lions Sponsor e di quelli del paese di destinazione. Il costo del progetto, se approvato, può essere coperto sino al 50% dalla fondazione. Avevamo fatto dei test sulla soluzione proposta sia in Burkina sia nella Repubblica Democratica del Congo e il primo a rispondere, entusiasta, è stato il Club Kinshasa Lipopo. Bellissimo il video TV della consegna dei primi 18 pezzi, postato anche su Facebook 2 anni fa. Hanno risposto con entusiasmo a questa richiesta i club Milano Borromeo, Adda Milanese, Cernusco sul Naviglio e il tedesco Melsungen con 6.700 dollari per un progetto di 20.000 dollari, poi lievitato a 21. Abbiamo previsto da subito un piccolo contributo economico anche dai diretti destinatari. La carità che uccide è il titolo emblematico di un libro sui comportamenti degli europei nei confronti dell'Africa. Superate le elezioni in Congo e i tumulti che per mesi ne sono derivati, si è cercata la migliore soluzione logistica. Le lampade provenivano da Sudafrica, ottenendo anche facilitazioni doganali con la collaborazione del Sovrano Ordine di Malta. Ora è fatta. Circa 800 lampade solari sono state consegnate. La gioia dei destinatari è stata grande, molti i ringraziamenti ricevuti, compresa una commovente lettera che ci piace mostrarvi. Ci hanno chiesto di farne un altro, di importo più rilevante. Quale club si vuole impegnare? La nostra esperienza è a disposizione di tutti. Ritorniamo dunque col pensiero al cammino d'inizio e da distanza di quasi 2 anni dall'evento Expo, ricerchiamo nuove applicazioni, con la considerazione che il tempo speso per questa prima esperienza è stato moltissimo. Un po' proprio perché è stata la prima, e un po' per la mancanza di aiuto da parte di tanti che avrebbero potuto darcelo, invece che, come è in qualche caso successo, remare contro. Ma, come diceva Schopenhauer, ogni idea passa attraverso 3 fasi di sviluppo. Nella prima viene derisa, nella seconda contrastata, per divenire poi ovvia nella terza. Ed è in quest'ultima fase che noi confidiamo.